È molto più di una inaugurazione. Power for Future, che è la joint venture che vede insieme Fincantieri e Faest Group, intende rivoluzionare i sistemi di propulsione della nautica e mettere in sicurezza dai cyberattacchi le unità della flotta nazionale, mercantile e militare. Il tutto all'interno degli 8.000 metri quadri dell'ex polo logistico di fronte allo stabilimento Stellantis a Piedimonte San Germano, convertiti alla produzione e ai servizi di progettazione e assemblaggio di moduli e gruppi elettrogeni, ma soprattutto dei dispositivi di controllo e sistemi di gestione della nave. Questo stabilimento stiamo mettendo in marcia la prima linea che varrà 250 MW, considerando che si può moltiplicare questa linea e arrivare in teoria a turni completi fino a 2 GW, significa creare una realtà industriale che ha parecchie decine e direi anche qualche centinaia di milioni di euro di fatturato a fine piano. È chiaro che, come si dice, bisogna partire piano e pensare in grande. Partiamo piano, portiamo a casa il risultato e pensiamo in grande. La nascita di un nuovo insediamento produttivo che da una parte dà un segnale nella innovazione, nella transizione ecologica, così come viene dettata dalla linea europea, e dall'altra per la prima volta c'è una forma di diversificazione vera e propria rispetto a quelle che sono le attività che per 50 anni si sono state su questo territorio e soprattutto per le maestranze che vengono impiegate in questa attività. È un orgoglio perché non solo per degli sbocchi nuovi professionali, occupazionali che si aprono, ma anche perché si capisce quanto sia importante l'investire nella ricerca e nello sviluppo, nell'innovazione tecnologica, e Power for Future è l'esempio di tutto ciò. Le ricadute per il territorio, locale e nazionale, abbracciano diversi ambiti: nuovi posti di lavoro, un approccio green, ma si parla anche di formazione e ricerca, con il coinvolgimento dell'Università di Cassino e degli istituti superiori specializzati in elettronica di alto profilo. Prevediamo a regime di raggiungere le 60 unità, non sono in termini di numerosità numeri elevati, ma semplicemente perché puntiamo su un'elevatissima specializzazione dei nostri dipendenti. In ambito elettrico-elettronico, esperti di batterie, come ben sapete, è un settore nuovo, nascente, e quindi stiamo già formando nuove risorse attraverso gli istituti di ricerca, stiamo collaborando con l'università e anche istituti tecnici con elevata specializzazione, come quello meccatronico qui nell'area del Frusinate. Noi siamo assolutamente contenti di aver partecipato nel nostro piccolo a contribuire a realizzare quest'opera. Io ricordo nel 2012, quando ero presidente del consorzio del Cosilam, avevo suggerito la possibilità che ci fosse l'università in qualche modo facesse attività di ricerca a favore dell'elettrico per lo stabilimento della Fiat. All'epoca forse non era il momento giusto, il momento giusto è arrivato oggi.